Ben ritrovati di nuovo su Review in You. Oggi vado a recensire una sveglia marcata iSoul che ha una funzione particolare. Infatti, come avrete già capito dal titolo, ha una telecamera nascosta che permette tramite un'applicazione sul proprio smartphone o device di scattare foto e registrare dei video. Andiamo a vederle insieme. La sveglia arriva all'interno di questa scatola di cartone con una chiusura con dei magneti. All'interno cosa troviamo? Allora, troviamo un compact disc che permette di configurarla tramite il computer o installare comunque il programma. E abbiamo poi due libretti di istruzioni che sono in lingua rispettivamente inglese e tedesco. Purtroppo non è presente la lingua italiana, ma comunque anche dalle immagini si capisce come andarla a configurare e le varie funzioni. Abbiamo poi il cavetto di ricarica USB, micro USB. E infine abbiamo, oltre alla sveglia, un alimentatore, però andiamo subito a tirare fuori, alimentatore da parete che si può quindi assemblare sia con presa europea, con spinotta europea, e sia con quella americana. Andiamo a tirare fuori la sveglia e andiamo subito a guardarla da vicino. Per quanto riguarda l'aspetto esteriore, devo dire che ha un bel design che mi piace molto, questo azzurro blu che la riveste con una cornice argentata che la percorre. Anche il retro, come vedete, è sempre di questo colore azzurro blu. Al centro abbiamo una schermata, se così vogliamo chiamarla, nera specchiata, mentre il display è invece questo qua piccolo dove compaiono le scritte rosse dalle dimensioni di 4 cm per 1,3 cm di altezza. Al di sotto del display è presente invece la mini telecamera e il foro del microfono al di sotto. Per impostare la data, l'ora o comunque la sveglia si può fare ricorso a questi tasti fisici o anche tramite l'applicazione iSoul per Android e iOS. Scaricabile gratuitamente, si può andare comunque a impostare la data e l'ora e la sveglia, come anche vedremo tra pochi secondi, registrare video in remoto tramite wifi o scattare foto o altre funzionalità. Comunque abbiamo sul retro, oltre a questi tasti fisici, anche un mini speaker che permette, oltre a riprodurre il tono che si va a impostare della vostra sveglia, permette anche di riprodurre l'audio dell'ora in corso quando si va a schiacciare questo tasto in alto. Facciamo una prova. Quindi ripete appunto questa voce metallica l'ora in corso, in questo caso è 19:05. Sul retro abbiamo poi, andando a rimuovere questo sportellino, facilmente si rimuove così, abbiamo allora la batteria ricaricabile. Quindi può funzionare sia andando ad attaccare il cavetto di alimentazione che è in dotazione tramite la parete, comunque visto che c'è anche l'alimentatore o comunque tramite una presa USB, oppure si può comunque utilizzare senza cavetto, quindi alimentandola senza nessuna corrente e avrà ovviamente una durata come uno smartphone, quindi dopo un tot di ore che la si usa, si dovrà comunque ricaricarla tramite il cavetto. Quindi potete scegliere tranquillamente se tenerla attaccata direttamente col cavetto, tutto il giorno, tutta la notte, quindi sempre, o comunque se utilizzarla come un normale device e caricarla col cavetto e poi staccare il cavetto. Abbiamo comunque un foro, magari zoomiamo un attimo, che permette di resettarla. Un ingresso per la scheda micro SD chiamata anche TF e poi il tastino che ci permette di accendere e spegnere la funzionalità della videocamera nascosta e quindi andarla ad utilizzare tramite l'applicazione sul proprio device. Come funziona l'applicazione? Lo andiamo a vedere subito. Innanzitutto scaricatela, si chiama iSoul e sia per Android che iOS, è gratuita. Una volta che si scarica l'applicazione, ovviamente si deve innanzitutto posizionare il tasto su On. Potrete inoltre vedere quando è attiva la videocamera che appare in corrispondenza del foro del microfono questo LED blu, ecco.
E una volta che appunto si va ad attivare la funzione della videocamera sulla propria sveglia ed installare l'applicazione ed aprirla, si dovrà dare seguito alla configurazione che io ho già fatto. Vi dico brevemente come cosa si deve andare a schiacciare: si va su Wi-Fi Camera, si schiaccia sempre nell'applicazione Connect Camera e si seleziona la scritta lunga che inizia con CM. In questo caso io l'avevo già schiacciata, comunque è questa qua, CMFA bla bla bla, e sopra è la connessione appunto che sto usando del mio router. Si va a schiacciare connetti e automaticamente appunto la videocamera potrà svolgere la sua funzione. Si potrà ad esempio schiacciando device setting impostare, non lo so, l'ora e la data. Potete, come ho detto prima, farlo direttamente dalla sveglia. Comunque potete utilizzare direttamente il wifi del vostro router, quindi avrete una copertura dell'applicazione con la vostra videocamera relativa al vostro wifi del vostro router, oppure direttamente utilizzare il wifi che tra virgolette produce la vostra sveglia. Quindi la vostra sveglia fungerà da router. Cosa cambia? Cambia fondamentalmente il fatto che quando utilizzate il router di casa vostra potete controllare e catturare video e foto e guardare in tempo reale immagini che cattura la vostra sveglia in tutta casa, cioè dove c'è la copertura del vostro router. Mentre ovviamente con il wifi che genera la sveglia potete controllarla ovviamente in un raggio di azione limitato. Poi dipende tutto dal vostro router e dalle vostre mura di casa, perché più sono spesse, questo però lo sapete già, e più ovviamente il segnale si perde. Io per ora sto utilizzando quel wifi generato dalla sveglia, e passando alle altre funzioni si può anche decidere in che formato impostarla. Io ho messo 1080p, decidere anche quando magari si vuole che avvenga la registrazione. Ad esempio, se si mette record when alarm, vuol dire che in caso la sveglia rileverà un movimento, perché tra l'altro ha anche un sensore di prossimità a quanto pare, quando appunto rileverà un movimento inizierà la registrazione. Si può anche impostare il tempo di registrazione. Vabbè, ci sono tante funzioni, adesso non voglio che questo video diventi troppo lungo, però fondamentalmente queste sono le impostazioni. Appunto, in allarme si può vedete qua c'è scritto motion detection, e se si abilita quando rileva appunto un movimento inizia la registrazione, come vi dicevo. Passiamo a vedere un attimo i tasti in basso. Abbiamo il video in live, andiamo a schiacciare. Ecco qua, skip, non ci interessa. Come vedete, adesso sta registrando in live quello che vede davanti. In questo caso, appunto, c'ho delle carte, la confezione delle carte di uno, e come vedete, adesso queste qua sono le mie dita, sta registrando appunto quello che c'è davanti. O meglio, stiamo guardando cosa c'è davanti. Per registrare si dovrà poi schiacciare il tasto record oppure snapshot se si vuole, come posso dire, se si vogliono catturare delle immagini. Ovviamente servirà inserire la scheda all'interno della sveglia per fare tutto ciò. Arrivando alle conclusioni finali, e intanto come potete vedere sono in live, sta catturando le immagini in tempo reale. Beh, nel complesso l'ho trovata funzionale, soprattutto se la si vuole magari usare per controllare i propri figli che dormono o rilevare magari cosa fanno i propri animali da soli in casa. Potrebbe essere curioso appunto notare cosa fanno quando li si lascia a casa da soli. Se la si vuole secondo me però utilizzare per spiare di nascosto, non lo so, una persona o non ne ho idea, tenerla comunque come telecamera nascosta, magari se volete fare uno scherzo a qualcuno e filmare il tutto di nascosto, beh,
Diciamo che personalmente se la si guarda da vicino, quindi a pochi metri di distanza, si capisce, a mio avviso, che è c'è una videocamera nascosta. Questo perché, vabbè, a parte questo piccolo LED blu al di sotto della videocamera, la videocamera è comunque piuttosto evidente, risulta essere più o meno come quella di uno smartphone. Però nel complesso, comunque, anche in termini di qualità video, le registrazioni 1080p sono abbastanza buone in termini di qualità. L'unica pecca sono i colori che tendono a essere un po' sfalsati, soprattutto quelli scuri. E con questo concludo la recensione. Se avete domande, comunque se avete qualcosa da chiedermi, curiosità, non esitate a contattarmi, io sono sempre qua. Spero che questa video recensione vi sia stata perlomeno utile o vi abbia comunque chiarito le idee riguardo a questo prodotto. E mi raccomando, ragazzi, magari evitate di posizionarla in bagno quando invitate a casa la vostra vicina.